notte delle pantofole viventi. Tutto è iniziato in una notte fredda, buia e tempestosa. Non so perché ero presente. Odi, a nessuno importa dove eri tu. Il punto è che io c'ero. Ok, vediamo dove ero rimasto. Ah, giusto. L'incubo è iniziato con l'arrivo di un inatteso visitatore notturno. Chi può essere a quest'ora della notte? Zia Ivy! Vuoi invitarmi ad entrare, John? Oppure preferisci che resti tutta la notte qui fuori sotto la pioggia? Voto per tutta la notte là fuori sotto la pioggia. Ma che... fantastica sorpresa, zia Ivy. Prego, entra pure. Cosa ti porta qui? Una valigia, non è un buon segno. Un albero davanti a casa mia è caduto e ha reciso la linea elettrica. Ci vorrà una settimana prima di ripristinare la corrente, così sono qui. Vedo che hai ancora in casa quelle due bestie rognose, ma sono piene di germi. Sì, sì, piene di germi e molto contagiosi. Sono dei germiati, zia. Ma perlomeno si copre quella brutta faccia. Harold! Harold! Che sta succedendo a queste buffe pantofole con il vento che mi ha regalato? Ridicolo! Nessuno con un minimo di intelligenza indosserebbe mai delle pantofole così orrende. In verità io ne ho un paio assolutamente identiche. Hai confermato la mia idea. E così siamo zia Ivy 1, John 0. Pantofole coniglietto? Bah, la gente deve indossare cose sensate come le mie. Pantofole che assomigliano a carote giganti. Zia Ivy ha ragione, questo film è sciocco. Andiamocene a dormire. Ehi, proprio quando si faceva più interessante. Zia Ivy, come se non dormi no meu quarto? Eu já havia planejado isso. Faça com que esses animais durmam do lado de fora. Eles são sujos e cheios de germes. Odi, você pegou os meus chinelos de coelho. Ei, tia Ivy, eles não são parecidos com os do filme? Até que você se livre dessas coisas abomináveis! Calma-te, tia Ivy, era soltanto um filho! Buttale via! E va bene, ma non possono farti niente! No, ma una grassona che ti cade addosso ne fai come? Provate a mettere una sola zampa in camera mia e vi pentirete amaramente di avermi incontrata. Per questo ormai è un po' tardi. Notte, ragazzi. Odi, prendi. C'è qualcosa che non va? Oh, le pantofole con il coniglietto mi stanno cercando! Adesso non ci sono più. Zia Ivy, qui fuori non c'è niente. So quello che ho visto. Saranno le due bestie rognose che mi giocano degli scherzi. Garfield e Odi, pensi che ti farebbero una cosa così crudele? Forse sarà stato solo un sogno. Pensavo di aver visto... Notte, zia Ivy. Buonanotte, ragazzi. Ho bisogno di dormire. Forse con questi tappi per le orecchie ci riuscirò. Oh.
Se ne sta già andando? Beh, torni presto, tipo verso la fine di questo secolo. Ehi, ragazzi, meritate un Oscar per i migliori effetti speciali. Avevamo un patto. Ops, scusate. Ecco qui, Squeak. È stato un buon affare. Non c'è nessun altro che vuoi terrorizzare? Ehi, però, siete diventati davvero molto bravi. Garfield, noi non stiamo facendo nulla. Pantofole coniglietto, sono... Vive! Zia Ivy! Garfield! Odie! State cercando di dirmi qualcosa? Dietro di te! Chiamo la polizia! Pronto? Sì. Certo, come se prendessero sul serio uno che chiama dicendo vorrei denunciare un paio di pantofole coniglietto indemoniate. Cosa? Mi dia l'indirizzo, ci muoviamo all'istante. Jacobs, abbiamo un 743 tra le mani. Oh no, pantofole coniglietto indemoniate, corriamo. Dai, attento amico, ricordati che sei stato addestrato per queste situazioni. L'area è sicura, passo. Ecco chi pagano con le vostre tasse. Ehi, io ti conosco! Sei lo scienziato pazzo che ha risucchiato il mio gatto nel televisore. Eh? Gli autori stanno usando ancora una volta un personaggio della serie precedente. Per caso sa qualcosa di queste misteriose pantofole coniglietto? Ma certo! Sono lo scienziato pazzo, noi sappiamo tutto! Ma lo teniamo nascosto per non causare un senso di disagio nella popolazione. Oh, ma come siete premurosi! Le pantofole coniglietto tornano in vita solo nelle notti di luna blu, il che accade una volta ogni 2 anni,5555546. E quindi quando c'è la luna blu sono indemoniate? Non solo questo. In verità tendono a crescere a un tasso esponenziale allarmante. Ma state tranquilli, la luce del giorno le restituirà alla loro natura originale e innocua. E secondo i miei calcoli il sole sorgerà esattamente tra 5 ore? Ma nel frattempo l'intera città sarà distrutta. Dobbiamo fare qualcosa. Acciderbolina, questa potrebbe essere la soluzione. Il centro abbronzature notturno, ma è dall'altra parte della città. Ci sarà bisogno di un'esca. E l'esca che fa al caso vostro è proprio di fronte a voi. Perché state tutti fissando le mie amatissime pantofole carota? Lasciatevi, non mi toccate. Il centro abbronzatura! Per le vacanze vorrei scegliere un posto che sia affascinante come me. Ma non c'è un posto così bello. Garfield, ma che cosa ci fai? Nermal, lo sai che ti dico sempre di andare via. Beh, questa volta è per il tuo bene. Ma non ho ancora finito la bronzatura del pelo stile tropicale. Vi prego, sono soltanto un bello e innocente. Ascoltate. È il momento per un colore più estivo.
E dalle loro gole spuntò questo ululato. Uno strillo lamentoso, metà di orrore e metà di paura, totalmente inumano. Ammettilo, Garfield, ti stai inventando tutto cosa? Assolutamente no, chiedi a Nermal. Tutto vero, ogni singola parola. Il giorno seguente la polizia andò di casa in casa e requisì tutte le pantofole coniglietto del circondario per non correre alcun rischio. Ma naturalmente la parte migliore fu... Dopo tutto quello che le tue bestiacce mi hanno fatto, non metterò mai più piede in questa casa. Dovessi campare 1.000.000 d'anni! Il che significa tra un paio di mesi. Beh, che vuoi farci? Almeno fino ad allora vivremo felici e contenti come sempre. Sì, certo, Garfield, ma stasera non c'è per caso la luna blu come nella tua storia? Che importa? Le pantofole coniglietto sono sparite, giusto, Odie? Odie! Pollerie galattiche! Oh, siete voi? Sì, faccio un pisolino, me lo merito. Dopotutto ho appena salvato il nostro pianeta. Proprio così? Tutto il pianeta e anche i suoi abitanti, inclusi voi. Vedete, tutto è iniziato nello spazio cosmico. Voglio dire, molto lontano. Dove c'è questa famosissima catena di fast food? Ce ne sono in tutta la galassia, se ne trova uno su quasi ogni asteroide. Benvenuto da polli atomici nettuniani. Desidera ordinare qualcosa? Ecco, vorrei una porzione modulo gioviano di ali di pollo fritte super croccanti. Confezione spazio di Giove super croccante. Oh, e anche un'insalata di cavolo. E un'insalata di cavolo. Grazie. Ora vi domanderete come faccio a sapere queste cose? Giusto? Beh, ho già guardato questo episodio. Comunque, questa catena di ristoranti è proprietà di un tipo non molto simpatico. Che vuol dire? Che non posso aprire un altro bagiglione di ristoranti? Nessuno può dirmi cosa posso o non posso fare. Ma comandante Harlin, non abbiamo abbastanza polli? Forse ora no, ma li avremo. Forza, seguimi! Dove mi porta? Avevo previsto tutto, così ho aperto un avamposto segreto di ricerca sulla Terra. In un battibaleno arrivarono sulla Terra, dove alcuni individui che riconoscerete stavano andando a mangiare. Ci fermiamo solo per un piccolo snack. Sai cosa vuol dire piccolo snack, vero Garfield? E tu sai che cos'è una domanda senza senso, vero John? Anche se prendessimo tutti i polli presenti su questo pianeta, non sarebbero mai abbastanza, comandante. Per questo abbiamo creato un potente raggio che trasformerà ogni uomo, donna e animale di questo pianeta in... un pollo! Portami il soggetto sperimentale e vediamo come funziona! Unghie salarine piccante! Amo dare olive nere! Speciale misto carne! Lasciati un po' di spazio, Garfield! Sto facendo delle lasagne! Come mai oggi il tuo ragazzo delle consegne non lavora? L'ho appena mandato a fare una consegna in fondo alla strada. Ritornerà fra poco! Ma non andò così, perché il ragazzo delle consegne stava diventando il pollo delle consegne! Ma sono venuto solo a consegnare una pizza! Resta fermo dove sei ancora un secondo sotto. Questo raggio... riuscirà veramente a trasformarlo in un... Sì. In un pollo! Boh, tornare alla pizzeria di Vito. Boh, mi dovete... $12 per la pizza più... Funziona! Adesso la possiamo friggere? Non ancora. Prima devo bombardare... l'intera area urbana. Wow!
alcuni funzionerà più rapidamente che ad altri, ma presto si trasformeranno in polli. Proprio tutti? Tutte le creature terrestri, tranne quegli individui che in questo preciso momento stanno ingerendo una quantità disumana di... ricotta salata, salsa, pomodoro e pasta. E chi si immaginava che una quantità disumana di ricotta salata, salsa al pomodoro e pasta fosse così squisita? Oh, era delizioso. E io di qualcosa non va, eh? Odi, questa è la peggiore imitazione di un pollo che abbia mai visto. E invece questa è la migliore. E ora che faccio? Che posso fare? Trovato! Lo chiedo a John. Dobbiamo tornare a casa. Faremo la spesa. Vicino a casa. Dimmi che non è vero. Dimmi che John e Odie non si sono trasformati in due polli. Un pollo italiano. Il pollo alla cacciatore. Devo uscire da questo pollaio. Un ristorante. Aiuto. Ho bisogno d'aiuto. Tanto aiuto. Un poliziotto. Loro aiutano. Agente, agente, vorrei denunciare la misteriosa trasformazione di due uomini e di un cane in polli. Succedono cose pazzesche. Mentre la pollizzazione della popolazione si diffondeva per lo Stato, il governatore convocò una conferenza stampa. Ma è terribile, è un vero disastro. Non potrebbe andare peggio di così. Questa per noi è una lezione. Mai dire non potrebbe andare peggio di così. Le cose trovano sempre un modo per andare peggio. Atterrò in un parco dove arrivò quell'essere malvagio del comandante Arlin. Dovremo fare molti, molti viaggi, ma alla fine trasporteremo tutti i polli sul nostro pianeta. Non vedo l'ora di cominciare a friggerli tutti quanti. Che cosa, friggerli tutti? Ma come faremo a trasportarli tutti nella navicella spaziale? Molto semplice. I polli adorano il mais. Devo trovare un modo per entrare là dentro. E quindi? Ho seguito la processione dei pollastri. E ce l'avrei anche fatta, solo che mi sono ricordato di una cosa terribile. Io sono allergico alle piume di pollo. Non volete neanche dirmi saluto? Fermate quel gatto! Ormai dovrebbe essersi trasformato in un pollo. Trasformare me in un pollo? Trasformare tutti in polli? Sapete, questo tipo ha proprio una fissazione. Vedete quei due con quelle espressioni così stupide? Ho il sospetto che siano John e Odie. Ti conviene arrenderti! Sono in trappola!
Addio, mondo felino. Spero di rimanere bello quando sarò un pollastro. Non so come sei sfuggito al mio raggio trasformativo, gatto. Non è che per caso mangi quantità esorbitanti di lasagne? Beh, questo spiega tutto. Ma non ne mangerai mai più, mi hai sentito bene? Da oggi, quando sarai servito su un vassoio, mangerai solo mangime per polli. No, non io! Le ali fritte! Ma un momento, ora ho la possibilità di assaggiare questi polli terrestri! Adesso la domanda è questa: come faccio a far tornare tutti i nostri cittadini, tutti i nostri cittadini? Tu sembri eccezionalmente delizioso! Ehi, forse c'è un modo! Preoccuparti, sarai una grande prelibatezza. Allora, dove ho messo la mia spatola? Sentiamo un po', ti piacerebbe che qualcuno evitasse di farti finire accanto a una bella insalata di cavolo? Potremmo arrivare a un accordo. E arrivammo a un accordo. E devo spezzare una lancia per il tipo. Era un pollo, sì, ma di parola. Mi disse come ritrasformarlo in alieno e poi lui fece lo stesso con gli altri. Compresi voi. Vi ha anche cancellato la memoria, così non ricordate di essere stati polli. Poi, come d'accordo, lui e il suo assistente hanno lasciato la terra con la promessa di non metterci mai più piede. Ecco come ho salvato il nostro bel pianeta. E adesso tutto è tornato alla normalità. Preparo la cena, Garfield. Mangeremo... Non pollo fritto! Lasagne? Bene. Come ho detto, tutto è tornato alla normalità. Tranne per il fatto che ogni tanto John depone un uovo. Ed è una cosa che non capisco proprio, perché i galli non depongono le uova.